governo prima e il legislatore dopo ha consentito la creazione di questo soggetto assolutamente nuovo nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo, che si chiama il gruppo bancario cooperativo, che è costituito da due elementi che chiamerei essenziali, cioè la banca di credito cooperativo, altro elemento essenziale la capogruppo bancaria, e poi due elementi che direi accidentali, cioè che ci possono essere e non ci possono essere. Uno ci sarà senz'altro, cioè sono le società strumentali e accessorie all'attività primaria, e poi il sottogruppo regionale, che invece nessuno ha costituito e nessuno pensa di costituire. Ragion per cui si è salvata la struttura delle banche di credito cooperativo, perché all'esito della riforma è vero che ci sarà la capogruppo inserita nel gruppo bancario cooperativo, ma le licenze bancarie restano alle banche, ma restano alle banche soprattutto le quantità patrimoniali che ciascuna banca ha realizzato nel corso degli anni. Quindi questa è una salvaguardia.